diciamo, appunto, ecco, iniziata la registrazione. Buonasera a tutti. Sono la presidente, per chi non mi conosce, sono la presidente della quinta commissione consiliare, Valeria Ronchini. Vi avviso che questa riunione ha luogo in videoconferenza ai sensi dell'articolo 73 del decreto legge del 17 marzo 2020, numero 18, e nel rispetto dei criteri fissati dal Presidente del Consiglio Comunale in data 18 marzo 2020. L'ordine del giorno di questa commissione è univoco, è uno, abbiamo indicato appunto come argomento i migranti della rotta balcanica. In breve il progetto di accoglienza nella provincia di Parma, in particolare il tema degli ingressi, della partecipazione degli enti locali, dei soggetti anche del terzo settore interessati, la fattibilità e la qualità del progetto e i finanziamenti. Un tema del giorno quindi molto, molto complesso, che ancora oggi, e le notizie anche quotidiane, ci dicono come questo tema sia estremamente urgente, ma anche estremamente complesso. Lo dico soprattutto per gli ospiti. Abbiamo affrontato già un incontro preliminare in cui, diciamo, noi consiglieri, rappresenta anche l'assessora welfare, Laura Rossi, presidente della provincia, abbiamo affrontato questo tema, soprattutto gli aspetti appunto legali, tecnici. Questo perché è stata, poi ce ne parlerà il consigliere Campanini, che è il primo firmatario. È stata presentata una mozione proprio riguardo questo tema, che è stata discussa alcune settimane fa nella Commissione Affari Istituzionali, e da cui appunto è scaturito questo dibattito, diciamo così. E questa necessità è nata questa necessità di costruire un cammino, e io mi auguro anche qualcosa di più, insomma, che non un dibattito. Mi auguro, e qui naturalmente è il motivo per cui siete stati coinvolti tutti, sia consiglieri, quindi sia la parte politica, ma anche la parte della città e della provincia, che agisce, che ascolta, che è abituata a vivere in prima linea, in prima persona, temi come questo, che vedono i bisogni, le realtà di popoli, in questo caso di migranti, che sappiamo bene fuggire da guerre. Guerre infinite come tempi, ma anche guerre terribili che non lasciano scampo, che non lasciano nessun tipo di sicurezza, di certezza, non soltanto della vita, ma anche di qualsiasi altro parametro umano. E queste persone, appunto, che scappano, che fuggono, hanno trovato un cammino, una rotta appunto, che è quella balcanica, è quella che dai confini, che sappiamo, della Turchia, che poi della Grecia, piuttosto che insomma dai quei confini del Mediterraneo, arrivano ai paesi balcanici, però sappiamo essere bloccate, o non solo vengono respinti anche violentemente, anche in modo che ad avviso mio, ma non credo solo mio, è assolutamente disumano. Vengono respinti e non vengono, non viene loro data, nonostante la loro permanenza in Europa, non viene data nessuna salvezza, nessuna certezza appunto di poter entrare e poter salvare la propria vita, che è quello che loro ci stanno chiedendo.
Oltretutto, come ripeto, vengono da paesi in cui sappiamo benissimo queste guerre non hanno, sembrano non avere l'attenzione appunto dei paesi come anche i paesi europei, no? Sembra che non sia data, nonostante a volte l'immagine, alcune immagini shock, a cui forse però ci siamo anche abituati, tutto ciò non, sembra non avere una certezza, una fine. E quindi siamo qui perché la provincia di Parma, la città di Parma, ma anche la provincia di Parma, possiamo dire, hanno una tradizione, una storia, ma anche un presente di grande cuore, di accoglienza. E quindi vogliamo capire come possiamo superare questo grandissimo problema, che appunto non è semplicemente di trovare i mezzi, ma anche di trovare un cammino che è quello anche della legislativo, perché a quanto pare ci sono anche dei problemi di carattere, l'abbiamo visto, insomma, sono state accuse di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, e quindi significa che ci sono anche proprio dei gravi problemi di tipo normativo e legale. Allora, penso si sia collegato adesso il presidente della provincia Diego Rossi. Io ci tenevo che lui fosse presente e quindi lo ringrazio tantissimo, perché immagino che, insomma, i suoi tempi saranno sempre molto ristretti, molto, quindi, insomma, quello che ci dà, il tempo che ci regalerà, sarà per noi molto prezioso. E, io adesso vorrei, se siete d'accordo, lasciare magari al consigliere Campanini un attimo, magari, ecco, vi chiedo di non monopolizzare. Mi scusi, sa, consigliere, se le dico così, però magari cerchiamo di non monopolizzare adesso l'argomento, per il semplice motivo che io poi volevo lasciare la parola al presidente della provincia, o vedete voi, insomma, se invertire l'ordine, i termini, in modo poi magari da liberarlo piuttosto che tenerlo appunto occupato oltre. Quindi, consigliere Campanini, magari, dato che anche la mozione è stata firmata da anche la consigliere Jacopozzi, so, il consigliere Lavaggetto, penso da tutto dal gruppo del PD, magari se voleva circoscrivere questo tema iniziando da questo, e poi magari Presidente Tassi Carboni, anche lei lascio la parola, perché io sono bravissima a dimenticarmi sempre dei pezzi in giro. Quindi, se lei mi vuole aiutare, la ringrazierei anche molto. Va bene? Poi solitamente, ecco, quello che dico è magari un breve dibattito tra noi consiglieri, in modo così da cercare, aiutatemi a circoscrivere appunto l'argomento, e poi lascerei davvero la parola ai nostri ospiti, che sono quelli che appunto oggi credo noi tutti interessati ad ascoltare, a sapere cosa pensano di questi temi, e che, ripeto, ringrazio tantissimo per il tempo che ci stanno offrendo oggi pomeriggio. Consigliere Campanini, le lascio la parola. Sì, grazie Presidente, ha ragione, cerco di essere molto breve perché ci interessa appunto conoscere le opinioni, le impressioni e anche le conoscenze che hanno i nostri ospiti, che anche io ringrazio. E sì, è stata fatta questa mozione che è stata approvata meritoriamente da tutto il Consiglio Comunale e, qualche consiglio fa. Vado molto in sintesi, nel senso che la situazione dei Balcani, dei profughi lunga rotta balcanica, quelli che sono qua la conoscono, quindi non è necessario, credo, riassumere tutte le varie situazioni, il campo profughi di Lipa, Bias, eccetera, perché insomma, se sono qua è perché conoscono la situazione, quindi non mi soffermo su questo. Sappiamo che è una situazione drammatica, tragica, che ci sono aiuti in corso, per fortuna, ma la situazione è comunque drammatica. E detto questo, diciamo, mi fermo qui perché, ripeto, conosciamo purtroppo le condizioni di queste persone. La mozione, diciamo, aveva una particolarità che di solito si fanno mozioni in cui si invitano le autorità nazionali a intervenire, ed è giusto farlo, sulle questioni appunto, di tipo internazionale, si invitano le autorità nazionali, europee o anche l'ONU a intervenire
è un atto, diciamo, politico. Spesso si fa così, è giusto farlo, che i comuni facciano questa pressione, però spesso ci si ferma un po' a questo perché non si hanno molte altre possibilità. In questo caso abbiamo voluto tentare di prenderci anche un impegno, sapendo che inizia un percorso, non sappiamo dove ci porterà, però cercare di prendere un impegno per vedere se è possibile fare qualcosa di concreto. Naturalmente questo qualcosa di concreto non può prescindere diciamo, una situazione più generale che non dipende solo da noi. E, quindi è chiaro che c'è un tema, come veniva già detto dalla Presidente Ronchini, e come sappiamo, di tipo giuridico e anche di tipo di cooperazione internazionale, di riconoscimento dei diritti dei migranti che transitano appunto dal corridoio balcanico, purtroppo definito The Game, che è un po' assurdo come termine, visto che è un gioco molto pericoloso e anche pieno di sofferenza, ma questo è il nomignolo che purtroppo viene dato a questo tentativo di migrazione. E quindi c'è un tema, diciamo, di tipo che riguarda gli stati sicuramente, che riguarda e anche l'Unione Europea, e c'è poi un impegno che può essere anche appunto a livello più locale nella possibilità di accogliere le persone una volta che appunto sia possibile svuotare i campi e farle e transitare. Allora, e vado subito alla conclusione per essere molto pratico, io ringrazio l'assessora Rossi, oltre che la Presidente Ronchini e il Presidente del Consiglio Comunale, tutti coloro che in qualche modo, Sere Freddi, che hanno Jacopo Pozzi, eccetera, che hanno cominciato a condividere questo percorso di riflessione, di analisi. E, diciamo che l'idea è, da un lato cerchiamo di lavorare insieme alle associazioni, alle ONG, a tutti coloro che vogliono, agli altri enti locali, per fare pressione sulle realtà nazionali ed europee affinché si apra una questione di riconoscimento dei diritti di questi migranti. Sappiamo anche che alcuni parlamentari europei sono andati là con problematiche varie, insomma c'è un movimento, anche il Presidente Sassoli ha fatto alcuni interventi, quindi c'è una spinta dal basso verso le istituzioni nazionali. E d'altro canto però, come dire, oltre a fare questo, in collegamento, ripeto, sia locale sia nazionale con le varie associazioni di ogni tipo, laiche, religiose, di ogni genere, e dall'altro cerchiamo di capire se possiamo comunque preparare un terreno buono, utile, nel momento in cui ci fosse la possibilità appunto di ospitare delle persone, di preparare un terreno per poterlo fare in condizioni che, come dire, degne naturalmente, e che però anche non creino allarme sociale, perché sappiamo che poi se le cose non sono preparate possono creare delle resistenze, delle incomprensioni, quindi è importante anche che il territorio sia appunto preparato. È ovvio, e qua chiudo, che questo richiederebbe anche dei contributi economici e finanziari da parte delle istituzioni statali, europee o regionali, comunque, che naturalmente non si può fare un programma di questo tipo senza un supporto, e anche questo quindi è anche un altro impegno su cui sollecitare le nostre istituzioni. Però ecco, in questa fase è importante comunque capire come essere un territorio pronto a fare la sua parte. E poi c'è tutto un altro tema che non è oggetto della mozione, che se volete possiamo comunque accennare, penso che sarà, magari qualcuno lo racconterà, di come aiutare le persone che attualmente sono là nei campi profughi. Ci sono varie linee di contributi, finanziamenti, eccetera, ma ripeto, questo magari qualcuno è anche aggiornato con contatti diretti. Là noi a nostra volta abbiamo preso informazioni da varie realtà che operano là sul territorio. Ecco, questo è un altro tipo di questione che sicuramente anche questa è importante e va in parallelo, perché naturalmente mentre speriamo si sblocchino delle situazioni, però bisogna che le persone là vivano in condizioni dignitose, quindi senz'altro non ci si può esimere anche da questo tipo di attenzione. Però diciamo l'obiettivo alto che speriamo di non essere soli a porci, cioè non solo Parma, ma crediamo anche altri comuni, altre realtà vogliono porsi, sia quello di, come dire, risolvere il problema un po' risolvere, parzialmente risolvere almeno alla radice il problema, e quindi vedendo di far sì che non sia più necessario
improvvisare campi inadeguati per ospitare persone, specialmente minori, specialmente persone che tra l'altro possono avere anche problematiche proprio di sussistenza e di vita per le loro condizioni, donne che aspettano bambini, appunto bambini stessi, famiglie numerose, eccetera. Questo è un po' il quadro, grazie a tutti e spero che ci siano contributi che ci aiutino anche a capire meglio la situazione. Grazie consigliere Campanini. Allora, io ricordo, sono andata a vedere la data, abbiamo fatto l'incontro, era presente anche il presidente della provincia, appunto, il presidente Diego Rossi, era l'11 febbraio, quindi siamo stati, devo dire, abbastanza veloci. E parlavamo proprio della possibilità della provincia di accogliere, perché naturalmente tutto questo si fa se c'è un territorio che ha possibilità, ma anche che ha voglia di farlo. Per cui volevo sapere, ci tenevo che il presidente fosse qui, fosse presente, e gli lascerei la parola proprio perché vorrei sapere da lui obiettivamente cosa ne pensa di questo progetto e se in effetti, diciamo, le nostre speranze si fondano su una realtà, oppure se lui crede che ci possano essere invece forze, volontà diverse e magari metterle adesso sul piatto. Presidente Rossi, le lascio la parola e poi dopo vedo l'intervento della consigliera Jacopozzi, volentieri. Lascerei la parola. Valeria, Condividete lo schermo con cose che non c'entrano, grazie. Sta condividendo lo schermo, si è sdoppiata anche l'immagine a me, per esempio. Di anche la stampa presente, ricordo. Sì, ho visto, sì. Io non sono. Valeria, scusa. Sì? No, davo solo un suggerimento a chi ha avuto questo errore. Nella barretta rettangolare grigia di fianco al microfono c'è un rettangolo, ecco, perfetto, interrompi condivisione e rimarrà segreto, diciamo, chi ha compiuto. No, ma noi non interessa, piccolo sappiamo... incidente. No, vabbè, ma sono i figli. Mi sembrava una cosa assolutamente niente di grave, qualche bambino che si è inserito. E dopo Valeria magari dicevo solo una cosa rapidissima. Esatto, va bene, benissimo. Va bene. Infatti lascerei adesso la parola a Diego Rossi e poi dopo Tassi, va bene. Prego Presidente, grazie. Grazie a voi. Intanto prima di tutto buonasera a tutti, grazie di questo invito, grazie alla Presidente di Commissione Ronchini, grazie al Consiglio Comunale di Parma e al suo Presidente Tassi Carboni e consigliere a tutti voi. È un invito che mi fa molto piacere, quindi sono anche onorato di poter partecipare ai lavori della Commissione su questo tema, naturalmente, di cui ero stato informato della volontà del Consiglio Comunale di Parma di discutere, di adottare un provvedimento, un atto, un ordine del giorno dai consiglieri Marco Freddi, dal consigliere Campanini che aveva depositato questo ordine del giorno, della consigliera Jacopozzi con cui ci eravamo sentiti, insomma con diversi di voi, naturalmente con Tassi Carboni, con l'assessore Rossi, per provare ad approfondire questo tema. È chiaro che in premessa però è anche corretto e credo sia giusto, istituzionalmente e politicamente doveroso dire che da parte nostra c'è anche come provincia, insomma, adesione ai temi che nel vostro consiglio comunale avete votato attraverso quel documento e quindi anche la volontà, diciamo, politico-istituzionale di provare a dare una mano, precisando, come anche qui credo sia corretto fare, che la provincia oggi, per quello che è il nostro ente dal punto di vista delle sue competenze, non ha attribuzioni specifiche sul fronte delle politiche sociali, delle politiche di accoglienza, meno che mai evidentemente anche delle politiche internazionali, questo è chiaro. Quindi il nostro è una volontà, la nostra è una volontà di provare a dare una mano, ad esempio, nel fare rete sul territorio a livello istituzionale, nella rete dei comuni per
verificare quali possono essere le disponibilità delle singole amministrazioni comunali nel sostenerle, nel convenzionarle, nel farle partecipare a questo percorso, che, come richiamava giustamente il consigliere Campanini, ha, mi sembra di poter dire, un doppio livello, no, di azione. Uno che è molto classico e canonico rispetto a questi tipi di ordini del giorno, cioè quello di svolgere un'adeguata azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni, che comunque è già un pezzo, no, di lavoro importante, perché in un silenzio abbastanza assordante, è vero che siamo distratti già abitualmente, in questo anno siamo anche molto impegnati da cose anche importanti, ma un po' di silenzio su queste vicende mi pare che purtroppo ci sia, nonostante qualche opportuno lavoro giornalistico, inchieste e qualche movimento anche di tipo associativo che pone l'attenzione su questi temi. Ma se anche l'istituzione, è un'istituzione importante come il Comune di Parma, dà questo segnale di attenzione, già credo che questo sia comunque un pezzo di lavoro importante. È chiaro che la seconda parte, il secondo livello di questa di questo impegno che il Comune Capoluogo si sta prendendo, si è preso ufficialmente con il voto in consiglio, è forse ancora più stimolante e ambizioso, cioè quello di provare a verificare le fattibilità, di dare un contributo concreto attuando delle azioni di ospitalità e quindi di risposta vera a quelli che potranno essere i numeri possibili, che sappiamo che, insomma, stiamo parlando di migrazioni di intere comunità, quindi di migliaia di persone, ed è evidente che non può essere una città e neanche una provincia a risolvere un problema di dimensioni di questa portata, ma la volontà di dare una risposta concreta credo che sia un atto politicamente rilevante, e di questo quindi io ringrazio voi consiglieri del Comune di Parma che avete votato, discusso e adottato questo provvedimento, questo atto. Cosa possiamo fare? Dicevo, ecco, il nostro può essere un ruolo di supporto nel fare rete con i comuni del territorio per verificare interesse a partecipare a questo percorso e dove possibile, da un punto di vista politico istituzionale, anche collaborare con voi, con il comune, per ricercare e concretizzare quei contatti con gli organismi associativi, le associazioni che a livello nazionale e internazionale possono disporre degli strumenti, quindi delle convenzioni, degli accordi con il Ministero degli Esteri, degli accordi comunitari per attivare concretamente dei corridoi umanitari. Questo è un pezzo, come dire, importante su cui dal punto di vista politico istituzionale possiamo essere come dire, di supporto, comunque partecipi a un'azione di tipo politico. Se questa prima parte, una volta verificata, potrà andare in porto, naturalmente, ecco, anche sulla seconda parte, pur, diciamo, chiamiamola quella locale, che è un po' più in là da venire, no? Va costruita, ma ci auguriamo che si possa concretizzare, anche in quella fase noi possiamo metterci in gioco insieme ai comuni per sviluppare convenzioni, per tenere un rapporto con la prefettura, con i livelli anche ministeriali, perché naturalmente non ci dobbiamo nascondere che al di là degli aspetti politici di condivisione, di adesione o meno su questo progetto, ci saranno poi degli aspetti operativi, concreti, pratici, che mi riferisco ad esempio alla possibilità di attivare o meno le reti di accoglienza e soprattutto anche di come finanziarle, quindi con quali risorse, dove attingerle, quali canali di finanziamento si possono o meno utilizzare. Insomma, ci sono poi degli aspetti, se si arriverà a quel punto, come ripeto, ci auguriamo, da verificare e da realizzare dal punto di vista anche dei livelli amministrativi territoriali, su cui, ecco, la nostra può essere una disponibilità a lavorare insieme. Quindi io anch'io non la voglio fare troppo lunga, perché intanto non voglio abusare del tempo che mi avete concesso, e onorato di poter disporre in sede di commissione consigliare del Comune di Parma. Quindi grazie intanto dell'invito e resto naturalmente a disposizione con tutti i canali, insomma, che abbiamo già attivato di comunicazione. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei, Presidente.
grazie. E penso che il suo intervento è stato molto, molto chiaro e ci ha dato proprio quegli elementi di cui diciamo abbiamo bisogno per iniziare. E credo proprio che questo lavoro di sensibilizzazione di cui ha fatto cenno, e poi anche dell'aiuto nel costruire una rete, ripeto, perché con noi dobbiamo continuare a parlare di provincia, non solo di comune, e in questo penso che lei veramente potrà aiutarci molto. Io mi sento di dire che lei può sentirsi libero adesso di uscire, perché anzi, è già stato preziosissimo il suo intervento. Non vogliamo rubarlo, almeno io non voglio rubarlo ulteriore impegno, ulteriore tempo. E lascerei al presidente Tassi Carboni, che mi ha chiesto di intervenire. Prego, presidente. Sì, no, vi ringrazio. Io mi unisco, insomma, all'apprezzamento, ecco, di un'iniziativa di questo genere, e vedere tanti soggetti, tanti interlocutori, rappresentanti del mondo del volontariato, della cooperazione sociale, del associazionismo in generale, insomma, è molto, credo, molto utile, molto interessante, e fa ben sperare per il futuro. Ma le cose importanti sono già state dette tutte, almeno quelle che potevo immaginarmi. Vado sulle cose estremamente pratiche, come sapete, insomma, cerco di essere sempre, rubare poco tempo. E volevo segnalare una cosa, che abbiamo mandato la comunicazione, quella dell'impegno, diciamo, della mozione al Presidente del Parlamento Europeo, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Esteri, degli Interni, al Presidente della Commissione Esteri del Senato e della Camera dei Deputati, al Presidente dell'ANCI, diciamo, notizia di quelli che erano gli impegni contenuti all'interno della mozione. Sappiamo, insomma, siamo consapevoli che questo tipo di azioni, insomma, hanno un carattere più dimostrativo che concreto, però, insomma, noi invece che siamo adesso collegati, che siamo in 29, non mi pare di capire una roba del genere, siamo molto più concreti, e quindi, insomma, se riusciamo a fare entrambe le cose, credo che possa essere comunque utile. E vi segnalo anche che la mia segreteria, se avete il piacere di ricevere, se no ci segnalerete, manderà documentazioni, almeno la mozione e questa lettera che abbiamo fatto, a tutti quelli che abbiamo invitato. Poi ci segnalerete voi, perché talvolta abbiamo usato degli indirizzi che probabilmente non erano quelli più precisi, perché erano a volte degli indirizzi un po' troppo generici, però, insomma, ho visto che ogni associazione, ogni gruppo, insomma, ha segnalato eventualmente chi fosse la persona interessata, e abbiamo provveduto a precisare. E vi segnalo anche, al contrario, oltre che a informarvi, che la segreteria, cioè l'indirizzo dal quale avete ricevuto l'invito, rimane comunque a disposizione anche della Presidenza della Commissione e anche del gruppo un po' più allargato, insomma, che si sta occupando di questa materia, per eventualmente fare un po' da tramite in questa prima fase, visto che non siamo organizzati in modo formale, ma se, come ci auguriamo, potesse saltare fuori qualche buona idea, qualche piccola azione anche da compiere rispetto agli obiettivi che ci sono stati posti, insomma, un minimo di supporto organizzativo, anche di relazione fra di noi, sarà necessario, e nel caso, insomma, la segreteria della Presidenza del Consiglio è a disposizione, questa primissima fase, a fare un po' da tramite. Quindi mi fermo, erano, come avete visto, soltanto informazioni di carattere molto molto pratico, che però, insomma, ci tengo sempre a riferire, perché sennò a volte ci perdiamo le buone idee solo per piccoli problemi soltanto organizzativi. Quindi lascio alla Presidenza della Commissione la parola per proseguire la riunione. Grazie. Grazie Presidente. Allora, io avevo visto prima la richiesta di un intervento della consigliera Jacopo Pozzi, e poi inviterei a seguire, direi che non abbiamo un interlocutore principale, abbiamo come, diciamo, i nostri numerosi ospiti, e quindi inviterei i consiglieri a intervenire nella luce appunto di interessare, magari di stimolare interventi appunto delle persone che abbiamo invitato. Prego, consigliere Jacopozzi. No, Presidente, in realtà grazie. Volevo solo segnalare l'interferenza dello schermo. Comunque approfitto a salutare tutti e quindi vi ascolto volentieri. Penso che
l'accoglienza abbia dei nomi, ha un nome che è la casa, che è il lavoro, che è una rete di comunità nella quale poter collocare, no? Per creare una familiarità con persone e chiaramente un discorso economico che probabilmente è anche esterno alle potenzialità invece del terzo settore, quindi a tutto il mondo del volontariato che può fare probabilmente tutto il resto e comunque è molto prezioso insieme agli enti locali. Quindi ci ascoltiamo perché penso che questi siano dei temi cruciali anche per capire gli spazi, le possibilità e le esperienze che qualcuno conosce già in Italia, all'estero. Abbiamo forse la comunità di Sant'Egidio che è l'unica che ha già realizzato in Italia questo corridoio umanitario, anche per capire se possiamo spingere appunto a livello nazionale in quella direzione e su quali binari e con quali forze. Grazie. Ecco, io, ecco, grazie. Ecco, ho una risposta del mio. Mi sentite? Adesso sì, sì, sì. Ecco, prima no. Adesso sì, per un minuto sì. Sei scomparso. Bello della diretta. Perché ho un touch in ritardo, ormai veramente penso che problema. I nostri mezzi si stanchino. Allora, la consigliera Jacopozzi ha cominciato a sollevare temi per interlocutori che possono sentirsi anche invitati a rispondere se vogliono. Io vedo anche, allora, io mi rendo conto che questa riunione implica piani differenti. So che all'interno, ad esempio, già di noi consiglieri ci sono alcuni che si sono occupati anche proprio della dimensione, quella che dicevo, no? Legale. E quindi vedere quali possono essere gli interlocutori che possono fare pressione rispetto a questo tema. Sto pensando alla regione, mi viene in mente il consigliere Freddi, che non vedo, però non sto vedendo nei. Per cui magari ci sono, cara Valeria. Ci sei, no? Perché io, ripeto, i miei mezzi sono molto limitati. E quindi inviterei anche il consigliere Freddi a fare, se vuole, adesso, più tardi, se vuole fare appunto un suo intervento rispetto a quali sono i piani che a noi ha raccontato anche attraverso un dialogo di mail. Però appunto teniamo presente che oggi ci sono persone che non hanno seguito tutto questo dibattito. Poi ci sono degli aspetti, come ricordava anche il presidente Rossi, più pratici anche, che sono ad esempio quello che riguardano, lo dico perché io l'ho messo in ordine del giorno, rendendomi però conto che siamo ancora lontani da questo, cioè quali possono essere le forze anche economiche di questo progetto, quindi finanziamenti, noi possiamo immaginare da dove arriveranno e quali saranno le finalità, però per ora è tutto assolutamente da mettere in un progetto, però è ancora aleatorio, insomma non sappiamo assolutamente nulla di più concreto. C'è anche l'assessora Rossi, vedo, quindi se anche l'assessora Rossi vuole intervenire io la inviterei, se desidera. Tutto questo per appunto rendere il più possibile partecipi e anche informati i nostri interlocutori. Però vorrei anche un'altra, dall'altra parte, io so che tra i nostri ospiti ci sono alcuni che si stanno occupando già del tema attraverso i loro canali che sono appunto le reti di associazioni, che si stanno occupando proprio di questo tema, quindi li inviterei a relazionarci rispetto alla loro posizione e a quanto appunto stanno già facendo, in modo, ripeto, da creare il più possibile una rete di
partecipazione in primis tra di noi, per poi capire, e spero che magari alla fine di questa commissione riusciremo a pensare quale potrà essere un passo comune da fare per rendere il più possibile vicino e concreto questa discussione e questo bisogno che credo sentiamo tutti di poter fare qualcosa per queste persone. Allora, lascerei la... Non mi sta chiedendo la parola, però mi pare il consigliere Freddi. Se la sento. Va bene. Sì, sì. Ah no, c'è cioè il consigliere Massari. Ah, prego. Sì. No, io chiedevo soltanto questo. Chi ha diramato le convocazioni, se è stata lei presidente o assessore, chiedevo a che titolo è presente tra gli invitati Simone Strozzi. Chiedevo questo. Ma che penso che non sia presente. No, direi. Non è presente. No, ma io chiedevo il criterio. No, ma chiamiamo subito, scusi, visto che abbiamo provveduto noi intendo dire la Presidenza del Consiglio e la sua segreteria, abbiamo mandato l'invito a info@svoltare.org. Ah, etichetta, diciamo, che viene associata, perché è decisa dal destinatario a questa mail, è Simone Strozzi. Okay, tant'è che negli inviti compare come etichetta, diciamo, abbreviata normalmente, ovviamente, il nome del suo ex direttore, non so, insomma, quello che... Chiaro, comunque, la mail a quale abbiamo mandato è info@svoltare.org. E non stavo cercando di capire, ma casomai ce lo dirà, se c'è qualcuno di Svoltare, io non sono riuscito a individuarlo, perché ognuno decide anche come rappresentarsi, con quale nome rappresentarsi all'interno delle riunioni, quindi io non vi conosco tutti personalmente e a volte dai nomi non riesco a capire chi è collegato, ma escludo, insomma, il fatto che sia stato invitato qualcuno che non fa più parte di Svoltare, ovviamente. Grazie. Questa almeno dalle notizie di stampa. Sì, io tra l'altro non riesco a vedere questo nome, cioè nel mio elenco si vede, ripeto. In fondo. Ah, forse negli invitati è stato visto. Sì, ma comunque voglio dire, penso che il motivo sia quello che diceva il presidente. Perfetto. Solitamente, consigliere Massari, gli inviti vengono fatti dalla Presidenza del Consiglio su indicazione della Presidente della Commissione. Io ovviamente ho chiesto di chiamare le persone che facevano parte di un elenco. Ma è stata chiamata l'associazione, ovviamente. Chiarissimo. Il motivo, ecco, è quello. Grazie. Sì, l'ho visto. Perfetto. Allora, consigliere Freddi, riusciamo a fare. Eccomi. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Allora, faccio una piccola premessa per comprendere il quadro di quello che noi stiamo parlando. La premessa è questa. Un paio d'anni fa, prima dell'evento del Covid, assieme all'assessore Rossi, insieme ad altri consiglieri, avevamo immaginato di costruire un corridoio umanitario comunale, che non esiste nessuna eccezione legale, ma che avrebbe potuto in qualche modo poter essere, come dire, un'idea da lanciare in tutti i comuni d'Italia, come avevamo fatto negli anni che andavano dal 2015 al 2017, prima della presentazione della proposta di legge Ero Straniero, nel dire che se tutti i comuni avessero aderito a un progetto SPRAR, avremmo in qualche modo evitato che nascesse una percezione dell'immigrazione legata al racconto delle destre razziste dell'invasione, e avremmo potuto governare al meglio questo fenomeno. Il progetto nasceva assieme alle chiese evangeliche, il cui braccio, diciamo, operativo è la Tavola Valdese, che già ha una realtà sul nostro territorio, perché attorno a San Secondo hanno un'accoglienza di una famiglia con particolari criticità, che sono state appunto accolte da questa esperienza delle chiese evangeliche nazionali, e assieme a loro abbiamo costruito questo progetto, che innanzitutto è un progetto legale, cioè legato
a degli accordi che esistono tra soggetti privati, come dice la regolamentazione europea, soggetti privati che sono appunto associazioni, enti religiosi, con il governo italiano, il Ministero degli Interni e il Ministero degli Esteri, per appunto la costruzione di quelli che sono chiamati corridoi umanitari. Le chiese valdesi in questi anni si sono, molto impegnate su questo versante, insieme a Caritas, insieme ad Arci, insieme a Sant'Egidio, insieme a tante altre realtà che hanno appunto questi protocolli d'intesa con il governo italiano, che però hanno una peculiarità. La peculiarità del corridoio umanitario è quello che il governo permette di accedere su dei fronti decisi dal protocollo, in questo caso fino allo scorso anno, perché quest'anno è scattato la proroga, ma fino all'anno precedente era solo ed esclusivamente diretto sui campi libanesi. Voi sapete che in Libano ci sono 1,5 milioni di sfollati siriani, in un paese che ha meno di 5 milioni di abitanti, giusto per non parlare di invasione, tanto per intenderci, e queste associazioni hanno attinto in quella area, come nell'isola di Lesbo, che era particolarmente pressata dalla presenza appunto della rotta balcanica deviata, e dopo se volete parliamo di cosa vuol dire rotta balcanica deviata, per alleviare in un qualche modo appunto la presenza, la pressione della presenza migratoria in queste due aree. Ora, il corridoio umanitario comunale purtroppo è stato annullato dall'inizio dell'insorgere del Covid, ma successivamente le notizie che venivano dalla Bosnia, non tanto per la rotta balcanica, che è storia ormai vecchia dal 2015, non c'è nessuna novità sulla rotta balcanica. La rotta balcanica prima passava attraverso Turchia e poi Grecia e poi Serbia e su fino all'Ungheria, e poi girava a sinistra verso Austria o Germania, quando l'Ungheria ha messo contravvenendo ogni immaginabile non soltanto accordo ma anche principio ispiratore alla Comunità Europea, ha fatto i suoi muri di filo spinato, e per cui la rotta balcanica ha deviato verso sinistra, più diciamo aderente alla costa adriatica, passando appunto attraverso la Bosnia, Macedonia, Bosnia, e poi andando su verso Croazia, Slovenia, Italia, dove voi sapete la grande vergogna dopo le accuse verso Frontex, ma qui apriremo un altro capitolo vergognoso della storia europea sul canale appunto greco, anche qui l'Italia riemette, perché questo è il concetto della riammissione di chi bussa alla porta italiana, pur trattandosi di persone che hanno camminato per anni per arrivare dove era loro desiderio arrivare, vengono riammessi in Slovenia, poi in Croazia, pestati e poi cacciati di nuovo in Bosnia. Ora, al netto di questa descrizione, vi racconto questo perché. Perché l'idea di costruire questi canali umanitari provinciali nascono proprio, e qui ringrazio Diego Rossi ancora una volta per la sua immediata disponibilità nel proprio essere, come dire, anello politico, proprio di coinvolgimento, perché oggi il comune di Parma vale quanto il comune di Varsi, se mai fosse ancora comune, in termini legali intendo dire. Quello che oggi è il vero problema per attivare questi canali è, da una parte, trovare una via legale per dare, come dire, ragione legale a un numero X di persone entrare in Italia, comunque in Europa. Dall'altra parte, attivare appunto il sistema del canale umanitario, che comporta un finanziamento autonomo
per quello che noi pensiamo essere i 2 anni di percorso per portare all'autonomia un nucleo piuttosto che un singolo in modo proprio. Ora, da che abbiamo iniziato a contattare tutti coloro che detengono questi protocolli d'intesa con il governo italiano, per cui tutti quelli che appunto hanno possibilità di interloquire con il governo, 2 sole realtà sono rimaste nel nostro, diciamo, gruppo di lavoro: la Caritas italiana e ARCI nazionale, che si traduce in ARCS quando si tratta di attività fuori dal territorio italiano. Queste 2 realtà sono al nostro fianco. Non solo, Caritas italiana ha anche offerto un contributo relativo a quello che è l'8 per 1000, che è il governo che noi cittadini contribuiamo, per chi l'8 per 1000 devolve la Chiesa Cattolica, dà appunto una quota parte, ma è una piccola quota parte nonostante la generosità rispetto ai 2 anni di eventuale percorso che noi potremmo immaginare per chi verrà o potrà venire sul nostro territorio. Per cui dico questo per dire che cosa? Se abbiamo un buon punto di partenza, perché abbiamo chi ci affianca nel, come dire, nella selezione sul territorio di origine, cioè la Bosnia, ci manca ancora l'anello dell'ingresso legale, della possibilità di ingresso legale sul territorio italiano, e la successiva integrazione di finanziamento, perché io non so quante saranno le associazioni che qui sono presenti, ma anche quelle che eventualmente oggi non sono presenti, che daranno la loro disponibilità. Io ho parlato soltanto con Chuck e con Emilio, che ha dato immediatamente la sua disponibilità. Quanto potrebbe essere ipoteticamente il numero delle persone che potremmo in provincia noi poter accogliere? Sta di fatto che nel momento in cui decideremo, sapremo grandi linee quanti sono le persone che potremmo eventualmente accogliere, dovremmo avere risorse finanziarie autonome e adeguate, aggiungo, per poter fare questo percorso di inserimento nel nostro tessuto sociale per i 2 anni che ovviamente servono per arrivare all'obiettivo che vorremmo darci. Dico questo per quale motivo? Perché io credo che vada superata l'idea della centralità del comune di Parma. Dobbiamo realmente aprire alla provincia in modo tale che ci sia una forza, come dire, politica maggiore rispetto a chi andremo a contattare, e arrivo anche a questo, costituendo, se siete d'accordo, una sorta di comitato, chiamatelo Vate la Pesca, Bosnia, Lipa, Società Aperta, chiamatelo come volete, in modo tale che si possa coordinare quel lavoro di contatto che è già iniziato ovviamente qualche tempo fa, qualche mese fa, di chi? Di soggetti, di parlamentari europei, tra cui Maiorino, che era nel gruppo dei 4 che sono stati respinti in Bosnia, piuttosto che Luigi Manconi, piuttosto che Emma Bonino, che sul fronte migrazione ovviamente lavorano da una vita intera, rispetto invece che alla Caritas nazionale, l'ARCI nazionale, tutti quei soggetti cui chi è stato messo in copia perché era presente sin dall'inizio sa con chi abbiamo avuto modo di parlare e contattare. Ora, l'ultimo dato che penso possa essere interessante, credo, per voi. Le azioni da porre successivamente alla costituzione, questa ovviamente è la mia proposta, di questo comitato, sono un'attività, un inizio di attività con tutti coloro che ci stanno, perché il fronte dell'accesso legale, sperabilmente che Emanuela Del Re sia ancora confermata alla sottosegretaria, non so come si pronuncia, come sottosegretaria agli esteri, perché è persona
di grande sensibilità, con cui abbiamo avuto già un'interlocuzione importante e convinta che fosse, che sia possibile aprire un canale umanitario che poi noi declineremo provinciale, che abbiamo pensato di declinare provinciale, espandendolo magari ad altre province dell'Emilia Romagna, ma lei, se fosse al nostro fianco, sarebbe molto importante dal punto di vista degli accessi legali, ma poi c'è il grande problema del finanziamento. Quello che fino ad oggi teoricamente siamo riusciti ad ottenere è quota parte minima rispetto a quello che veramente servirebbe. Abbiamo già avuto conferma da Maiorino per quanto riguarda il versante europeo, così come da parte di Emma Bonino e di Luigi Manconi, che è arduo trovare in questo momento finanziamenti nazionali piuttosto che europei per compensare la mancanza di quello che potrebbe servire per poter portare ad attuazione reale quello che eventualmente non abbiamo in mente. Questo vuol dire che il comitato nascente, sempre che ne avrete voglia di poterlo costituire, dovrà immaginare delle attività politiche a Bruxelles piuttosto che a Roma, proprio per rivendicare questa necessità di allargare, non solo di avere i visti legali d'ingresso per la quota parte che ci prenderemo carico rispetto all'impegno che le associazioni qui presenti prenderanno, ma anche per avere quei finanziamenti rispetto al progetto che nasce dalla storia proprio d'accoglienza della provincia di Parma, per poter finanziare effettivamente una reale integrazione e un avviamento all'autonomia. Concludo dicendo, ed è una questione che ho già discusso con l'amico e consigliere e collega Sandro Campanini, che venerdì scorso sono stato, perché io sono trasparente come sono abituato di solito, mettendo in copia tutte le attività fatte anche nel dire le cose. Venerdì scorso sono stato contattato, chiamato dall'assistente di Elie Schlein, Giovanni Gaspare Righi, il quale mi dice: sì Marco, grazie, questa è la seconda volta che provi, prima era il comunale, adesso il provinciale, io ti ringrazio tanto, ma a questo punto la palla passa ai grandi. Lo dico non in senso polemico, perché normalmente le riunioni in regione finiscono in una grande dichiarazione di buone intenzioni e spesso finiscono poi in discussioni accademiche. Domani ci sarà, domani mattina ascolterà anche questo incontro Sandro, per cui ne sarà testimone quanto lo sono io. Si incontrerà appunto la vicepresidente dell'Emilia Romagna assieme a tutti gli assessori dell'Emilia Romagna del welfare, esattamente per parlare di questa cosa, perché sembra l'idea che è nata a Parma possa essere una buona idea in termini, diciamo, costruttivi. Vediamo alla fine di questa riunione di domani che cosa nascerà da questa riunione, nel senso che se nascerà qualcosa di positivo, cioè la regione Emilia-Romagna ha trovato possibilità, date la forza che hanno politica loro, voglio dire, parliamo ovviamente di personaggi che hanno avuto esperienze politiche molto, molto avanzate, troveranno la possibilità di creare gli ingressi legali e anche trovare i finanziamenti, siamo a posto. Per cui noi ci sposteremo a lato, cioè la parte politica, se non soltanto limitandoci a quello di fare pressione perché la cosa diventi realtà e le nostre associazioni del territorio si faranno avanti con la regione. Se invece questa riunione diventerà una delle tante, tantissime occasioni di incontro accademici, vorrà dire che noi da Parma riprenderemo in mano il filo. La mia proposta della costituzione della commissione. Consigliere, mi dica. Posso interromperla? Lei ci ruba tutte le altre. Sì, ma ho già finito, ho già concluso. Allora, io credo, no, la volevo ringraziare perché comunque credo che questo tipo di intervento sia molto ricco di notizie, molto utile.
Il rischio è che chiudiamo, concludiamo e magari non lasciamo spazio, come dicevo all'inizio, ai nostri interlocutori. Io intanto la ringrazio anche per quest'ultima parte, queste notizie che ci ha dato rispetto a questo, appunto, questo dialogo con la Regione, e vedremo a questo punto, se si tratta di domani, prestissimo sapremo appunto quale sarà l'esito, no, di questa riunione. Questo io informerò ovviamente tutti. Perfetto. Domani nel pomeriggio vi dirò com'è stato il risultato di questa. Ma concludo, Valeria, soltanto dicendo che proprio esattamente l'esito di questa riunione, che domani mattina ci sarà alle 11:30, diventerà, come dire, la boa dove decideremo se davvero noi a Parma diventeremo grandi nel farci carico di questo progetto così intenso, così importante e complesso, perché si tratta di viaggiare tra Roma e Bruxelles per portare avanti quello che pensiamo sia giusto dare come contributo noi stessi rispetto a quello che dicevate all'inizio, oppure lasciare in mano tutta la Regione se davvero se ne farà carico. Ecco qua, tutto qua. Scusate tanto della mia lunghezza, ma chi mi conosce sa che sono un po' prolisso. Sì, diciamo che non è stato un intervento concentrato, però insomma ci ha dato elementi interessanti, e anche questo dell'ipotesi di creare un comitato è una cosa che io metterei sul piatto proprio stasera in questa commissione, è rivolto a tutti, per cui magari anche i colleghi consiglieri, se vogliono rispetto a questo dare un loro parere. Allora, io, se siete d'accordo, mi rivolgerei innanzitutto ora, dopo che la commissione, dopo che noi abbiamo politici, abbiamo parlato per oltre un'ora, vorrei chiedere proprio alle persone invitate rispetto a quei temi di cui abbiamo discusso fino ad ora, di darci un riscontro, se vogliono naturalmente, nessuno è obbligato a interloquire. Mi interessava soprattutto rispetto magari a coloro che possono testimoniare un'esperienza diretta al tema, oppure delle proposte, delle preoccupazioni, delle ipotesi o realtà che magari stanno già trattando e vogliono portare appunto a questo tavolo. Invito liberamente appunto chiunque a parlare, a prendere parola appunto e a parlare, non sentirsi né obbligati ma nemmeno in soggezione. Buongiorno a tutti. Prego, allora incomincio io. Certo, incomincio io. Tanto mi presento. Perfetto, grazie. Sono Maria Bertoluzzi, sono la presidente del Centro d'Aiuto alla Vita. Io ringrazio particolarmente di questo invito perché è un tema sensibile, sempre comunque l'accoglienza per noi. Nel nostro caso specifico noi lo facciamo, come probabilmente molti di voi saprete, per quanto riguarda la DIA del gruppo, la mamma-bambino, ma il problema dei migranti ovviamente in questi ultimi anni l'abbiamo sentito particolarmente. Ci siamo occupati di accoglienza CAS in un primo tempo, poi siamo usciti per varie ragioni che non sono magari all'ordine oggi, e ci stiamo occupando dell'ex SPRAR, siamo nella Civiltà dell'Accoglienza con altri colleghi che sono oggi qui e che vi abbiamo sentito. Per quanto riguarda la nostra esperienza, non siamo sul campo, nel senso che non siamo andati, perché non è questo il nostro ruolo, ma sappiamo tutti, perché lo vediamo, e sappiamo quanto questo migranti della rotta balcanica sia un problema all'ordine del giorno, perché è un problema assolutamente umano, un problema, come qualcuno ha già detto, di dignità umana e aggiungo anche adesso molto grave sanitaria, che una civiltà civile come quella che vedo questa sera
largamente rappresentata, di che mi rende particolarmente orgogliosa di far parte, dobbiamo farci in qualche modo carico. Sono certa che ci siano delle problematiche principalmente politiche, perché insomma non mi dimentico che è stato in qualche modo l'Europa a chiedere a quei paesi di tenerli, di trattenerli in qualche modo, e li ha anche pagati, quindi insomma non sarà questo facile far capire che invece, e bisognerà capire anche con che modalità, tu sì e tu no, tu entri, tu non entri, e questo sarà sicuramente un problema. Per quanto riguarda il CAVO, sono assolutamente certa di poter dire che nell'eventualità di un comitato che sia a livello come minimo provinciale, vorrei sperarlo in qualche modo regionale, nel senso che insomma sarebbe un esempio per il nostro paese, e sarebbe sicuramente di una valenza politica maggiore, quindi insomma noi ci siamo, noi facciamo questo, noi abbiamo convenzioni di vario con diversi soggetti, con il Comune di Parma e non solo, partecipiamo a varie tipologie di progetti. Noi siamo per l'accoglienza alla persona, guardando a quelle che sono le problematiche, quindi è chiaro che ci vede assolutamente nell'accoglienza anche di migranti di rotta balcanica, visto che adesso è un problema assolutamente che ci coinvolge e ci deve e riguarda tutti. Non la sento. Lascio liberamente lo spazio per intervenire ad altri. Mi sentite? Ecco, perfetto. Ho visto una mano alzata, volentieri. Magari presentandovi. La consigliera Jacopozzi la conosciamo. Ho visto, ecco. Perfetto, se volete, volete fare i vostri interventi uno rispetto, magari consigliera aspettiamo un attimo a intervenire, che così lasciamo la voce a un suggerimento. Prego. Prego. Ho visto Emilio Rossi, ecco, perché non mi compaiono immediatamente i nomi. Liberamente, datevi la parola, non ci sono problemi. Prego, cedo la parola. Vabbè, allora, comincio io, sarò molto rapida. Sono Valeria Guttarez della comunità di Sant'Egidio e vi ringraziamo per questo invito. E noi, come appunto già è stato detto, siamo tra gli attori di corridoi umanitari che sono stati attivati dal 2016 e che al momento non ci sono per la Bosnia, quindi per il tema di cui stiamo parlando in particolare questa sera, anche se e noi ci siamo già impegnati, abbiamo già fatto delle missioni sul campo e stiamo cercando di lavorare, stiamo lavorando per aprire anche da lì un corridoio umanitario, ma su questo purtroppo non vi posso dare buone notizie di qualcosa che sia già definito, ma avendo già un precedente sull'Esbo, perché la comunità di Sant'Egidio in autunno ha finalizzato questo accordo con il governo italiano per far arrivare 300 profughi da Lesbo, sperabilmente ci auguriamo di riuscire a replicare, ecco, questo. Quindi soltanto per dirvi che noi chiaramente siamo molto contenti di ascoltare, ecco, del vostro impegno e della vostra intenzione di dare un contributo di accoglienza in questo senso. Naturalmente sceglierete voi e starà a voi, non mi intrometto, diciamo, in nessun tipo di questione, ma noi ci siamo per qualunque tipo di collaborazione. Grazie. Emilio Rossi. Bene, grazie a voi.
Allora sì, io inizio ringraziando la Commissione per averci invitato, che è una cosa importante. D'altra parte, io penso questo, che non so se saremo i primi, può anche darsi di no, non è, forse non è nemmeno importante. Non so se saranno tutti i comuni della provincia. L'importante è farli perché devono essere fatti i corridoi umanitari e bisogna farli subito, non assolutamente. Io ho come riferimenti delle delibere prese da alcuni comuni, per esempio San Giorgio. San Giorgio è una proposta, ma il comune di Feltro, il comune di Iesi, per dire che c'è chi sta lavorando, c'è chi in tempi recenti è anche riuscito come comune a realizzare corridoi umanitari. Quindi sono sempre ipotesi di rete. Noi come CIA facciamo parte della rete rivolta ai Balcani, che a tante associazioni ci abbiamo trovato dentro anche le associazioni che, tra le altre, che si erano mobilitate contro la guerra nell'ex Jugoslavia, quindi quasi 30 anni fa, affidabili e seri, in cui c'è anche lo studio, ed è da questa rete, di questa rete partecipa anche ASGI, che ha promosso il ricorso contro il Ministero, che è stato vinto, in materia di respingimenti italiani verso la catena, verso la Bosnia, dunque, che è una situazione che ha prodotto finalmente molta sensibilizzazione in Italia, perché quei campi di concentramento ai confini dell'Europa ne siamo responsabili, noi li stiamo producendo. Ecco, allora, secondo me, è già stato accennato prima, credo che, vedete, parlando con noi, tante grazie, ma con noi sfondate una porta aperta. Il terzo settore è voi, tutti quanti che ci avete invitato, noi siamo favorevolissimi e all'accoglienza ai corridoi umanitari e appunto in parte cerchiamo di impegnarci in questo senso. Io credo che la palla passi ai comuni in primis, no? Perché qui c'è da esercitare una pressione forte. Ancora è stato appena detto da Sant'Egidio, ma i parlamentari europei che con difficoltà hanno raggiunto la Bosnia hanno incontrato anche l'ambasciatore italiano Sarajevo, il quale ha detto di no sui corridoi umanitari. Ecco, quindi significa questo che da là. Quindi questo significa che bisogna fare una grossa pressione proprio anche politica istituzionale. Ecco, secondo me, io vedo ci sono delle tracce, delle proposte di delibere dei comuni in cui si dice: allora, il comune vuole che si faccia il corridoio umanitario, poi tutto l'associazionismo è d'accordo, può anche citarlo, no? Il comune fa pressione sullo Stato in questo senso, anche si può dire condanna, alcuni lo scrivono, condanna i respingimenti verso la Bosnia, e il comune si impegna a fare accoglienza con questi mezzi. Io ricordo 28 anni fa a Parma una situazione un po' sovrapponibile, il comune aveva detto: mettiamo a disposizione un appartamento. Ecco, allora, deve essere, secondo me, forte, istituzionale, concreto e l'atto, l'azione, che sappia esercitare molta pressione. Ci sono, io ho citato prima rivolte ai Balcani, ma come rivolte ai Balcani abbiamo promosso una raccolta di fondi, e i fondi per 46.000 euro sono stati utilizzati per l'acquisto della cucina da campo a Lipa, che è l'azione promossa dalla Caritas, poi per dire che poi alla fine le reti, quando sono serie, convergono. Ecco, ci sono associazioni che conosciamo attive sul campo. Ecco, io credo che lo scoglio maggiore sia quello della pressione politica delle istituzioni italiane
ed europee anche. Grazie. Se non ci sono altri ospiti, ho la richiesta di intervento della consigliera Jacopozzi. Grazie. Sì, io vorrei fare anch'io un'osservazione che mi sembra molto importante collegandomi a quello che è appena stato detto prima di me. Io penso che il passo politico dei comuni sia fondamentale. Il terzo settore sicuramente avrà un ruolo di supporto per tutto un aspetto che è anche contenutistico, valoriale e testimoniale. Stavo pensando a un'attività che si potrebbe pensare insieme di bombardamento dei media. Abbiamo visto ieri, è morto questo diplomatico, l'ambasciatore italiano in Congo. Io mi rendo conto che la maggior parte delle persone, io insegno, era completamente, come dire, ignara di quello che sta succedendo in Congo, nel senso che noi abbiamo delle zone d'ombra incredibili, enormi. Quindi io un'attività del genere, per esempio, per la sensibilizzazione politica, la troverei estremamente importante anche dal punto di vista mediatico. Quindi tracciare un filone mediatico, che significa di rappresentazione, di testimonianza, di sollecitazione, perché abbiamo visto Parma, penso, rispondere molto bene, come prima ha testimoniato anche Emilio, alla richiesta di finanziamenti. Io ho avuto tantissime risposte positive di persone che mi hanno proprio chiesto i riferimenti per poter donare. Quindi sollecitare dal punto di vista culturale e politico per portare questo tema in modo non, come dire, con un atteggiamento rassicurativo, perché sappiamo benissimo che quando si parla di immigrazione poi c'è tutto un retropensiero che potrebbe emergere, ma secondo me invece bisogna assolutamente portare i valori, e questo appunto il terzo settore con la sua attività locale, con la sua testimonianza lo può fare. Quindi io proporrei, se nascesse una rete, chiaramente dove insieme ai comuni nella provincia di Parma ed eventualmente poi vediamo in regione, un percorso di sensibilizzazione, di bombardamento, nel senso che ci mettiamo d'accordo tutti i giorni, un'associazione a turno scrive un articolo, dà una testimonianza, cioè che ci sia una presenza continua nei media, nei giornali locali, quindi con delle attività che mostrino l'urgenza e che parlino. Io penso che ci sia bisogno appunto di ritrovare una dignità nostra anche dal punto di vista politico, perché non si può tacere di fronte a quello che sta succedendo di fianco a noi. Ecco, per questo abbiamo ritenuto urgente questa mozione, convocarci e partire subito. E ringraziamo moltissimo tutti quelli che già si sono mossi fisicamente, siamo andati tutti a portare vestiti, soldi, tutto quello che potevamo, ma non basta. Quindi da una parte io penso alla sensibilizzazione e, come giustamente diceva Emilio, tenere i comuni come capofila. Allora, esistono delle associazioni come i piccoli comuni del Welcome, che Emilio probabilmente ha conosciuto, con Moretti, che sono nati a Benevento e stanno facendo appunto, Iesi, ci sono tantissime già piccoli comuni che sono rigenerati grazie all'accoglienza. Quindi anche in provincia, secondo me anche attraverso la provincia, collegarci con gli altri comuni, capire come anche i comuni possano mostrarsi, quindi prendere una decisione, che fare una mozione, comunque mostrare la propria disponibilità ad accogliere. Quindi portare un tema politico, un tema di dignità e di valori. Dall'altra, muoversi politicamente per i corridoi umanitari, per diventare concreti, quindi, e intanto raccogliere anche fondi, perché un crowdfunding o comunque una raccolta fondi è indispensabile, mantenendoci, decidendo anche quali sono i canali, perché se Rivolti ai Balcani e Caritas stanno già lavorando insieme e noi abbiamo già sul territorio questa realtà, andare a trovare qualcos'altro mi sembra anche poco significativo, sarebbe meglio rafforzare o comunque mantenere questi canali in modo tale da mantenere dei fondi sia per poter donare immediatamente quello che c'è bisogno là, ma anche eventualmente per prepararci a un'eventuale accoglienza sul territorio. Ma penso che giustamente il tema sia politico, cioè sono i comuni e quindi è la politica che deve parlare in questo momento. Grazie, però sostenuta dal terzo settore, sicuramente per i contenuti e le testimonianze che dicevo prima.
Grazie. Sì, io ci tenevo a specificare che probabilmente anche molti degli ospiti sono qua anche per capire a che punto è il dibattito anche all'interno del comune e del consiglio comunale in particolare. Io però ci tenevo che non fossero semplicemente gli interlocutori finali, ma che facessero, come succede adesso, che facessero parte di questo dibattito. Cioè, per me sì, sicuramente, e apprezzo Emilio Rossi quando dice che in effetti ci vuole la spinta politica, io aggiungo che la politica ha assolutamente bisogno di interlocuzione con il terzo settore in particolare, comunque con tutti i soggetti che alla fine si sono sempre dimostrati in questa provincia capaci appunto di accogliere. E eravamo sicuri che anche in questa occasione e la vostra presenza qui lo dimostra, però è un partecipare insieme a cui io tenevo, ecco, non semplicemente un abbiamo bisogno di voi, prego, ecco il lavoro da fare, ecco. Questo è anche un po' per chiarire appunto il livello appunto interlocutorio di stasera, che deve essere di reciproco arricchimento, ecco. Non abbiamo, come avete visto, nessuno di noi delle ricette, abbiamo un percorso da costruire, che stiamo costruendo, consapevoli di avere un potere ma di non averne poi un altro, che è quello che dicevamo appunto, abbiamo quello appunto di fare pressione ma non sicuramente quello di costruire il percorso vero e proprio, che quello va fatto a livello istituzionale diverso, appunto ministeriale, regionale. Sicuramente la regione avrà sarà importante quello che farà, ma poi ci sarà il livello quello nazionale, ministeriale, che sarà fondamentale, che molti di voi hanno ricordato. Allora, altri ospiti che hanno voglia di presentare la propria voce, vedo. Se posso. Prego, certo, grazie. Buonasera a tutti, Costetti Alessio, gruppo CEIS di Modena. Saluto e ringrazio anche da parte del presidente padre Giovanni Mengoli, che ha dovuto lasciarci. Noi di mestiere accogliamo persone in stato di bisogno, di fragilità, quindi non ci sottrarremo sicuramente a un'interlocuzione con il comune, con la provincia o con chi ci inviterà o inviterebbe ad un tavolo dove si parla di accoglienza di persone, perché di questo si tratta. Ammetto di avere una gran voglia anch'io di fare un intervento sul versante politico, perché è un tema che ovviamente stuzzica tanti ricordi non proprio piacevoli, tante brutte responsabilità anche del nostro governo, oggi come oggi e allora. Anch'io avrei definito, come ha fatto il collega prima di me, campi di concentramento, perché di questo stiamo parlando, perché le immagini che ci arrivano dai media, questo ci evocano la memoria, e siamo anche, poi qui la chiudo, consapevoli che sottovalutare certe situazioni poi dopo si trasformano in tragedie di cui facciamo le commemorazioni da decine e decine di anni. Noi siamo gruppo CEIS, siamo invitati perché su Parma abbiamo alcune strutture, abbiamo una struttura per minori che fa accoglienza anche di minori stranieri accompagnati, e abbiamo effettivamente, non so, prima mi messaggiavo col presidente, la possibilità, nel caso in cui ci fosse bisogno, anche di creare collaborazioni con altri enti che condividano la nostra missione, la nostra vision dell'accoglienza, senza nessunissimo problema, e non ci tireremo sicuramente indietro. E non ci tireremo sicuramente indietro, qualora la politica poi porti a casa i risultati che tutti, credo che se siamo qua, ci aspettiamo e vorremmo ottenere. Dico anche un'altra cosa. Noi un po' di esperienza di accoglienza di migranti minori e adulti l'abbiamo, soprattutto su Modena e Bologna. A questo tavolo a un certo punto bisognerà che mettiamo a sedere anche, le dico tutte così come le penso, le scuole, perché poi avere minori sul territorio significa avere anche grande collaborazione da parte delle scuole, significa avere la sanità, perché avere persone comunque che vengono da percorsi di vita
non proprio lineari anche dal punto di vista sanitario, significa avere grande collaborazione con la sanità, consultori familiari, perché molte di queste persone declinano la loro esistenza in famiglie e quindi nuclei e quindi sostegni psicologici, quindi non lo so, tutto quello di cui una famiglia ha bisogno. Significa anche avere una, insomma, un come dire, anche dal punto lavorare giustamente anche sulla società, perché onestamente non è che ci creeremmo dei grandi sostenitori, dei grandi fans, portando altri migranti sui nostri territori, perché non è che piacciono proprio a tutti e non tutti ci fanno gli applausi quando passiamo per la strada, noi soprattutto del terzo settore. Bisogna lavorare molto anche sulla cultura dei comuni, insomma, perché noi del terzo settore ne abbiamo bisogno. E abbiamo bisogno di volontari, abbiamo bisogno di persone che quando chiediamo una mano sanno che facciamo parte di un progetto, di un percorso molto più ampio della nostra, la dico brutta, ricerca di una retta, perché dobbiamo guadagnare e fare i soldi, ecco. Perché questo è un po' quello che ci sentiamo quotidianamente dire. Poi chi è del mestiere sa di cosa sto parlando, e io dei ricchi ne ho visti pochi che fanno sto mestiere, però non è, fuori di battute, non è rilevante anche l'atteggiamento che ha la società, che ha la società nei confronti di questa accoglienza, perché fanno un po' la differenza, perché poi se riusciamo ad ottenere il grande risultato del radicamento sul territorio, qualunque sia, poi dopo queste persone ci vivono in mezzo agli altri, quindi bisogna pensare anche di creare presupposti di convivenza di un certo tipo fin da subito, non dandoli per scontati, punto. Scusate, ho fatto un po' di confusione, ma spero si sia capito. È stato chiarissimo, grazie, era quello che in anche poche breve, righe... sì. Era quello che in poche righe in ordine del giorno stava proprio nella qualità dei progetti, no? E dei finanziamenti, ovviamente, perché hanno dei costi. Non siamo oggi in grado appunto di poter iniziare questo discorso, però l'abbiamo voluto, io l'ho voluto particolarmente segnalare appunto in una parola, che era quello che lei con la sua esperienza ha poi chiarito, cioè cosa significa qualità del progetto, ecco, non è semplicemente un'accoglienza delle persone, ma è un accogliere tutto quanto, compresi i problemi. Mi trovo assolutamente d'accordo e quindi la ringrazio particolarmente per questo intervento molto, molto concreto. Grazie. Altri che vogliono intervenire? Io vedo Valeria, la signora Merusi e Sandro Campanini. No, sì, grazie mille. Sì, ma io invece non vedo niente, ma ho fiducia nella... Infatti te l'ho detto, perché so che a volte tu non riesci a vedere... No, io infatti non riesco a vedere l'ordine, ma fatelo voi, siete bravissimi. No, io non devo intervenire. Vi nomino miei vice. No, non fidarti della minoranza, devi stare attento. Ma io c'ho vice Agnetti che invece, guarda, è assente, ma lui è bravissimo. Quindi, insomma, penso che gli altri colleghi di minoranza saranno altrettanto bravi. No, ma vedi che, insomma... Prego. Sì, grazie. Buonasera a tutti. Io sono Francesca Merusi e insieme a Giorgio Trivioli, che è presente all'incontro, facciamo parte del gruppo Bosnia dell'Azione Cattolica di Parma. Rubo proprio un minuto per presentarci. Il nostro gruppo è un gruppo formato da giovani di Parma e provincia e cura un gemellaggio con la diocesi di Sarajevo dal 2000, quindi periodo post-bellico, e in particolare con una parrocchia che si trova nella Repubblica Serba. In generale, diciamo che la nostra cosa facciamo è curare appunto questo gemellaggio tramite la cura delle relazioni con le persone in Bosnia, a cominciare da Perosù, dal vescovo che ci ha appunto assegnato, diciamo così, questo impegno, e anche sul territorio. Quindi abbiamo così partecipato a diverse iniziative, abbiamo incontrato studenti nelle scuole, parrocchie, giovani.
questo per sensibilizzare i temi che insomma la Bosnia porta, porta con sé. Per quanto riguarda il tema della rotta balcanica, ovviamente non ci può che far così riavvicinare ancora di più alla Bosnia, e stasera abbiamo chiesto di partecipare proprio per capire a che punto si è nel nostro territorio per quanto riguarda la rete che si può creare sia appunto sui rifiutoni di cui si parlava, sia dal punto di vista della gestione dell'emergenza e quindi i fondi, e sia un po' più a breve, a medio lungo raggio termine. E come gruppo noi ci stiamo interrogando tanto su quella che è quello che possiamo fare, quindi come Azione Cattolica, che comunque ha di per sé anche, no, una realtà locale ma anche nazionale. E quindi ringrazio tutti per i contributi, e possiamo solo dire che ovviamente noi saremo disponibili a fare rete, sia sui social, ma ovviamente incontrarci e informarci e formare anche, ecco. Grazie. Grazie. Grazie Francesca. Sì, dei social siamo un po' stanchi, anche di quella parte virtuale qua siamo un po' stufi veramente. Se potessimo anche ogni tanto vederci anche di persona. E scusi, un'ultima cosa. Grande Tassi, quanto ti voglio bene. Vabbè. Te la sei cercata. Scusate, presidente. Stava terminando, lasciamo la. Scusate, una cosa che non ho detto, che secondo me può essere importante. Ecco, come contributo, per quanto riguarda anche il raccontare, ecco, quello che sta accadendo, è dare magari diversi punti di vista, nel senso che comunque proprio grazie ai nostri legami con persone, oltre che associazioni ed enti, avevamo comunque intenzione di sentire, di videochiamare appunto le persone che sono anche bosniaci, anche per quanto riguarda quello che sta accadendo là, ecco, quindi dare magari diverse prospettive. Se l'unica cosa che potevo aggiungere, ecco, ma è tutto ancora molto ovviamente in fase di progettazione, e appunto questi incontri sono molto utili. Grazie. Grazie, assolutamente. Se come poi come comune possiamo dare una mano nel realizzare magari uno di questi collegamenti, molto molto volentieri. E consigliere Campanini, giusto? No, ho abbassato poi la mano. In realtà era solo una domanda, ma un po' me hanno già. Se c'era qualche associazione che aveva contatti recenti con esperienze con i campi, cioè abbiamo notizie ovviamente varie, anche Freddy le richiamava, ma se c'era qualcuno che per caso aveva notizie recenti, diciamo di ultimi giorni con persone che sono là, potrebbe essere utile, era solo quello, ma se no, insomma, non è fondamentale. Era solo una domanda di questo tipo. Tassi. No, niente, Massari, ti segnalavo solo, visto che fai fatica a gestire. No, sì, io Massari, voleva parlare, Valeria. C'è Emilio Rossi che voleva parlare prima. Prego, prego, ma io direi che quando un intervento finisce possiamo tranquillamente, vedo che insomma non vi sovrapponete, siete particolarmente educati, quindi vi lascio volentieri, Rossi. Sì, io rispondevo molto, molto velocemente a Sandro Campanini, se le notizie ci sono anche proprio di oggi, e sono le notizie di un blocco assoluto, perché ho parlato con un ragazzo di un'associazione che è là, e mi dicono che assolutamente trovano questa chiusura all'idea dei corridoi umanitari, quindi rilascia dei visti, tant'è che hanno là un caso che ormai è diventato famoso, no? Di un esule politico iraniano, credo che in carrozzella, immaginatevi uno in carrozzella costretto a girare per boschi, insomma una cosa disumana, è bloccato là anche lui come tutti gli altri. Quindi sì, le notizie ci sono quotidianamente, tutto qua. Grazie.
Non vedo nessuno. Io volevo sapere, scusate, se qualcuno conosce i piccoli comuni del Welcome, a parte il CHAC. C'è ancora Diego Rossi? Io non lo vedo, per cui non capisco. No, l'ho liberato subito, mi sentivo in colpa. Sì, ho collegato. No, ma ci sono, ci sono. Ah, l'hai liberato? Ah, cioè, sì, ok. Sì, sì, ci sono, ci sono. Non ho ascoltato tutta la commissione. Diego, no, perché questa associazione dei piccoli comuni del Welcome ha la, come dire... Come obiettivo è quello di rigenerazione dei comuni, d'accordo? Quindi ha un obiettivo virtuoso per gli italiani, quindi mette insieme il lavoro degli italiani, il lavoro, quindi integrazione degli stranieri, potenzialità agricole per quelle attività che sono appunto, sappiamo che spesso anche nelle nostre Appennini, no? Vengono realizzate da persone di altre. E quindi non è tanto il modello RIACE che magari è, conosciamo quello, ma anche modelli molto più piccoli e che stanno funzionando. E potrebbe essere anche interessante invitare Moretti, Alessandro Moretti, proprio con i sindaci. È già venuto a Parma, ha incontrato Felino Sarabaganza qualche anno fa con Emilio Rossi, forse col Ciacchi, con Movimento dei Focolari, perché l'avevamo chiamato, quindi non so, potrebbe essere anche un passaggio per, dal punto di vista politico, cioè nel senso di e culturale, come dicevamo prima. No, è una rete che non conosco, però se hai i contatti, Daria, poi insomma magari sì, ci possiamo sentire volentieri. Vi metto il link in chat. Ho i contatti personali, ma poi anche Emilio, secondo me, ce li ha. Chiedo se dalla parte politica sempre vogliono arrivare magari degli interventi rispetto a quello che abbiamo sentito, delle proposte. Abbiamo sentito quella di Freddi e volevo sapere. Sì, io Presidente mi ero prenotato, però ascoltavo volentieri gli ospiti. Se non parla nessuno degli ospiti parlo io, ma faccio un brevissimo intervento. Cerco di rappresentare indegnamente il vicepresidente della Commissione Agnetti, a cui sono delegato da lui. No, io trovo molto interessante questo prosieguo di una mozione che ha avuto l'approvazione di tutto il Consiglio Comunale all'unanimità, quindi ringrazio chi l'ha presentato, il gruppo del PD, ma anche quelli che evidentemente l'hanno votata. Diciamo che facciamo un passo in più con questa iniziativa qua, perché diamo una concreta attuazione a quello che è fare rete a livello politico con le amministrazioni provinciali. Ringrazio anch'io il Presidente Rossi e che ci metterà sicuramente in contatto con gli altri comuni della provincia, perché credo che queste mozioni che hanno un forte significato politico poi debbano avere anche una declinazione pratica, organizzativa, e quindi è chiaro che il contatto con chi già lavora con i migranti, con l'accoglienza, quindi tutto il terzo settore, a cui va sicuramente il nostro plauso, ma che non deve essere, come diceva giustamente la Presidente Ronchini, una delega a loro. Io credo che sicuramente quello che diceva Rossi del CHAC è importante che noi facciamo una pressione politica a livello nazionale, governativo, perché se, come diceva, sosteneva l'ambasciatore della Bosnia, è contrario all'apertura dei corridoi umanitari, questo è un gravissimo fatto politico che invece andrebbe risolto. Questo, e quindi si risolve questo a livello governativo e a livello di Ministero degli Esteri. Però credo che a livello locale questa attivazione di terzo settore, ma anche altri corpi intermedi, provo ad allargare il discorso alle parti sociali, cioè alle associazioni degli imprenditori, al sindacato, alle associazioni di categoria, credo ci possa consentire effettivamente di dargli anche uno sbocco, una visibilità maggiore. Giustamente la consigliera Jacopozzi parlava, ha usato un termine che non mi piace tanto, un po' militaresco, il bombardamento mediatico. Vabbè, ma ho capito. Credo che effettivamente l'effetto di sensibilizzazione sia fondamentale anche a livello culturale, ma quello che diceva il Costetti, secondo me, per quanto riguarda il coinvolgimento della scuola e della sanità in un tutt'uno di interesse, credo che sia fondamentale per la
risoluzione del, cioè la risoluzione, no, diciamo il prendersi in carico questo problema qua, perché la risoluzione è di là da venire, è talmente grande questo problema qua, dove noi italiani sicuramente abbiamo delle nostre grandi responsabilità, perché anch'io condivido questo approccio qua rispetto ai campi che sono, si possono configurare praticamente come dei campi di concentramento moderni. E quindi allargando il discorso appunto a diverse categorie, credo che riusciamo a completare e a dare forse gambe a un progetto che possa vedere la luce, insomma, perché ci sono sicuramente delle resistenze culturali da parte dell'accoglienza del nostro mondo ricco, e noi siamo in una provincia tutto sommato ricca, anche se ovviamente quello che sta succedendo adesso con la pandemia pesa notevolmente, però credo che va creato anche un clima, e quindi questo coinvolge anche questi altri corpi intermedi, credo che sia molto importante al fine di poter realizzare un progetto appunto di questo tipo. Grazie. Grazie consigliere. La mozione non credo che sia stata approvata all'unanimità, però è un dettaglio. Anch'io ho un dubbio. Ma vado a memoria, ma direi che qualche voto contrario c'è stato, larga maggioranza, la astenuti secondo me, di contrario non forse nessuno. Quindi non no, vabbè, no. Non è unanimità. Sì, 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 astenuti, sì, sì. No, ma lo dicevo, sbagliato. Giusto perché è anche un segno, insomma, vabbè. Possiamo immaginare chi sia stato in considerazione, insomma. Bene, io chiedo se c'è ancora qualcuno che magari ha preso coraggio e vuole intervenire, direi ormai a termine di commissione, intendo degli ospiti. E ripeto, ringrazio perché veramente questo tempo che voi avete speso qua per noi è molto, è stato molto importante. Credo che chi ha parlato ha dato l'idea della dedizione con cui tutti stanno lavorando e potranno lavorare. E non voglio insistere nel chiedere interventi a chi magari non ha intenzione, però se qualcuno crede di poter così dare un'ulteriore possibilità così di dibattito, volentieri. Altrimenti, se rimanete tutti in silenzio, io penso che possiamo anche chiudere qui. So che la nostra compagnia è molto... No, direi che devo fare veramente... Valeria, perché siccome sono venute fuori alcune proposte stasera, esatto, per darci un metodo anche per capire, esatto, la disponibilità, mi sembra che da parte di tutte le associazioni ci sia lavorare un, esatto, po' sulla comunicazione, per esempio, quindi dal punto di vista culturale, politico, cioè nel senso di sensibilizzazione, il coinvolgimento oltre al terzo settore di altri corpi intermedi. Pensavo anche dei mondi giovanili, eventualmente delle associazioni giovanili, in modo tale da appunto da fare sistema davvero in tutta la città. E noi d'altra parte invece come comuni, con la provincia, come comune, cercare di sensibilizzare, di fare tutto il nostro lavoro politico, insomma. Però se dovesse nascere un comitato leggero, quindi un qualche cosa che abbia un nome, che abbia... potremmo farlo? Cioè, io chiedo se si possa anche pensare a un'ipotesi di questo tipo, in modo tale da... Mi viene in mente il nome che qualcuno prima ha detto, mi è piaciuto molto, Società Aperta. Ve la butto lì, trovo che bella, Società Aperta, vuol dire proprio accoglienza. Sfondi un portone. No, a noi piace molto, ve la butto lì. Sai cosa hai sollevato, tu non lo sai cosa hai sollevato. Non sai ancora più, due ore di commissione. Mi spiace, però mi piace una proprio... Convergenza a Freddi, Centro Aiuta la Vita, che è clamoroso. Centro Aiuta la Vita. Che ci chiude. È come... Invece a noi piace proprio molto. È fatto partecipazione, vuol dire condivisione, vuol dire
tante cose che a noi fanno proprio, sono proprio nel nostro DNA, quindi comunque... Allora ha trovato la persona giusta, domani sarà contattata dal nostro collega, subito. Allora dico no, qualcosa adesso, a parte le fra tre giorni cambierà idea, però farne un po' nudo. Vero Daria? No. Esatto. Io mi taccio, sono abituato a tacciarmi e normalmente non parlo mai e non mi divago, ma credo che sia importante la costituzione di un comitato, ripeto, importante dopo la riunione che ci sarà domani della regione, ma se questa sarà come io penso potrebbe finire, è importante perché bisogna coordinare un lavoro che vale tutto quello che ha detto la Daria, vale tutto quello che ha detto Emilio, vale tutto, ma deve essere coordinato perché sono momenti diversi, ci sono momenti differenti di lavoro su fronti differenti che chiederà anche tanta attività non violenta, ne parleremo anche di questo perché sono veramente cose che devono trovare sinergia, ma che sono momenti differenti, perché se vogliamo arrivare all'obiettivo dobbiamo coordinare tutta una serie di questioni che credo un comitato leggero, come diceva Daria, cioè che poi dopo mette in copia tutti, con cui dopo ci confrontiamo con tutti, ma se il lavoro non viene portato avanti, come dire, da una giunta che possa in qualche modo dare delle linee generali, rischia poi dopo di disperdersi. Per cui cerchiamo di capire quali sono i fronti che devono essere affrontati per arrivare all'obiettivo. Bene, grazie consigliere, penso che per lei sia una grande soddisfazione questa da parte della signora Bertoluzzi di avere riconoscimento di questo nome che noi conosciamo bene e che però giustamente anche una nostra ospite ci ha dato modo di, come dire, di spolverare un po' a volte dei pregiudizi che noi a volte abbiamo, no? Uno nei confronti degli altri, sto parlando della, a volte un po' così, delle ruvidità che abbiamo tra consiglieri e che giustamente a volte gli ospiti, come in questa occasione, ci aiutano invece a rivalutare. Ecco. Allora, è molto difficile fare un riassunto, non lo farei, eviterei di farlo. Come diceva il consigliere Freddi, domani ci sarà questa risposta dalla Regione. Io prenderei per buona la possibilità appunto di costituire comunque un comunicato, scusate, un aiutatemi. Comitato. Comitato, ormai traparlo, un comitato leggero o comunque come sia. E magari noi politici facciamo in modo di costruire un percorso insieme in modo da poter poi richiamare in un prossimo incontro questi ospiti per poterli poi informare insomma, io spero altri importanti passi avanti per poter appunto in parallelo anche sempre di più poter pensare a una realizzazione concreta appunto di un progetto che avrà poi tutti quegli elementi che anche sono stati sottolineati stasera che sono fondamentali. Quindi quello che mi sento di dire appunto è di ringraziarvi, ripeto, ognuno di noi ha bisogno degli altri per poter portare avanti questo discorso. Il Consiglio ha bisogno della parte del terzo settore, il terzo settore ha bisogno della voce della politica, ci possiamo muovere solo insieme e quindi su questo auspicio io vi saluterei stasera, vi ringrazio e lascerei a una prossima comunicazione che decideremo insieme poi dopo quando e come rincontrarci per ragguagliarci poi di speriamo eventuali ecco. Campanini, prego, aggiunga no, pure a quello che sto dicendo. Sì, no, dicevo, facevo eco a quello che dicevi, che diceva anche Tassi all'inizio, se poi ci fossero
particolari iniziative o informazioni che voi ritenete, parlo all'associazione naturalmente, di segnalare e viceversa, certo. Nel modo di, senza dover scrivere a tutti, magari basta informare, visto che la presenza del Consiglio Comunale certo. è disponibile, insomma, per come dire, anche sollecitarci, comunque tenerci. Noi adesso stiamo organizzando un incontro con il Presidente della Commissione Esteri, Piero Fassino, potrebbe essere il 10 marzo, comunque ci informeremo quando abbiamo conferma definitiva. Però se ci fossero appunto altre iniziative o informazioni utili da dirette da anche da vari corrispondenti e referenti nazionali o anche locali, tutto può aiutare per aumentare la consapevolezza e, come dire, anche la concretezza. Comunque invieremo, diciamo, abbiamo detto la mozione, la lettera che abbiamo spedito ai vari interlocutori internazionali e nazionali e anche un resoconto della giornata, insomma, così dell'incontro, in modo che almeno facciamo mente locale su cosa abbiamo detto oggi. Certo. Poi dopo le altre iniziative, appunto, se volete, come tramite la segreteria della presidenza a disposizione, troverete poi l'indirizzo mail direttamente dalle comunicazioni che faremo. Grazie. Grazie Presidente. Se non avete altri interventi, io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Buonasera. E chiuderei qui la commissione e ci daremo un prossimo appuntamento, perché sicuramente dopo stasera ci sentiamo ancora più coinvolti, ancora più responsabilizzati a proseguire questo cammino. E ringrazio tutti quelli che anche stasera hanno dato modo di discuterne concretamente. Buona serata. Buonasera. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Thank you.